in commissione, in aula, farete, come dire, un pool con le altre opposizioni? Anzitutto stamattina abbiamo organizzato una serie di audizioni con il nostro gruppo al Senato, ascoltando le rappresentanze sindacali sull'ex Ilva, sulle preoccupazioni per il piano industriale che manca in questa manovra e a questo governo. Stiamo proseguendo con le studentesse e gli studenti, le loro associazioni e rappresentanze, perché il diritto allo studio è completamente assente da questa manovra ed è completamente assente dalla visione del futuro del governo di Giorgia Meloni. Quando noi miniamo il diritto alla casa di studentesse e studenti, miniamo il loro diritto allo studio. Quando noi miniamo il loro diritto allo studio, miniamo il diritto al futuro di questo paese. Non è un caso se è un paese che fa meno laureati di altri. Ecco, facciamoci qualche domanda. Dobbiamo invece investire molto di più sull'educazione, sul diritto allo studio, sulla formazione, sull'edilizia scolastica. Sentiremo poi nel pomeriggio alcune importanti vertenze sindacali, la Magneti Marelli, la La Perla. Sentiremo il terzo settore, il mondo dell'associazionismo sulle disabilità, enormemente preoccupati dai tagli di questo governo che, dopo aver colpito i più poveri cancellando il reddito di cittadinanza, dopo aver tagliato e promesso altri tagli agli enti locali e quindi anche ai servizi sociali, se la prende anche con le persone con disabilità. Quindi il Partito Democratico ci sta mettendo l'ascolto che è mancato da parte del governo, e questo costruirà le nostre proposte emendative che porteremo avanti per batterci anzitutto contro i tagli alla sanità pubblica che il governo di Giorgia Meloni sta portando avanti, perché fanno i giochi di prestigio coi numeri, ma la realtà è che stanno tagliando, che le regioni sono in enorme difficoltà, che il personale manca nei reparti e non si può pensare che per ridurre le liste d'attesa bisogna fare lavorare di più il personale esistente, che già rischia il burnout per dei turni che sono estenuanti. Quindi vi ho citato alcune delle priorità che nascono proprio dal confronto e dall'ascolto con le parti sociali, le rappresentanze e la società civile. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Iscriviti al canale.